Allora, tutto grazie che siete venuti qua a sentire il mio talk nonostante il caldo, perché sono gli altri due stand in cui comunque c'è l'aria condizionata, quindi se uno viene qua è segno che è proprio interessato all'argomento. Io sono Fabio Carletti, vengo dalle Marche, vicino Macerata, e ecco così, il mio nickname è Ryuv. Il mio talk è più che altro una sorta di incentivo a alzare l'asticella della privacy nella navigazione internet, quindi toccherò più aspetti, sia navigazione sia i messaggi, quindi app sul cellulare per la crittografia end to end, e diverse tecnologie open source e tool comunque free e open source che sono multipiattaforma. Quindi tutto quello che parlo linea di massima è per Linux, Windows, Mac e BSD. Io mi occupo di sicurezza informatica e ormai è quasi 20 anni che mi occupo di... sono uno smanettone Linux, insomma, fin dai primi Linux User Group dell'università. Ok, allora, perché ho voluto incentrare il discorso sulla privacy? Recentemente ci sono stati quei scandali sia di Facebook Analytics, no? Cambridge Analytics, e un sacco di violazioni per quanto riguarda i nostri dati sensibili. Quindi ora dal 25 maggio, no? Come sapete, è entrato in vigore il nuovo GDPR, no? Che anche la comunità europea incentiva a tutelare un po' i dati, anche perché io, essendo consulente di sicurezza informatica, a volte mi trovavo veramente, insomma, andare sui computer dei clienti e trovare documenti scansionati, lasciati su desktop, insomma, un po' alla merce di tutti. Poi è normale che c'è sta qualche attacco informatico, la cosa più cercata su internet è il furto di identità, e poi c'è il tipo, no, che si trova SIM intestate o servizi a suo nome a sua insaputa. Quindi per me è un po' una manna in cielo il fatto che incentivano un po' a alzare un po' l'asticella, specie nella mia zona in cui, contornata da piccola media azienda, non c'è il concetto, cioè proprio in Italia de base non c'è proprio il concetto della sicurezza informatica, cioè è quella cosa in cui finché non mi prendo il cryptolocker, finché non mi prendo la bastonata sui denti, non faccio attenzione a certe problematiche che magari fuori dall'Italia sono già accorti, cioè fuori è già normale che ci sta il servizio di penetration test, un servizio che fa sicurezza informatica. In Italia si aspetta sempre in cui c'è stata la falla, la violazione che ha creato scandalo, allora magari forse qualche soldino ce lo spendiamo, insomma, però per il resto non c'è molto. E quindi mi piace anche un po', come esperto di sicurezza informatica, anche divulgare, sensibilizzare la privacy anche, sostanzialmente, e anche quindi la sicurezza informatica. Dunque, partiamo dal significato di privacy, che in teoria uno, quando cerca la privacy, cerca riservatezza o privatezza, no? Questo è un po' quello che dice Wikipedia, ma nella vita reale su internet è molto difficile trovare questa riservatezza nei servizi, perché Facebook vive con i dati degli utenti, Facebook vive anche lui con vendendo le nostre abitudini e un sacco di servizi vari. Due anni fa, io ricordo, c'è stato un evento, si chiama E-Privacy, l'hanno fatto a Firenze, mi sembra, e mi ricordo che un team aveva fatto delle ricerche su delle app per Android in cui hanno preso le app più stupide, l'app che fa la torcia. Quindi sono andati sul Google Play, hanno messo, no, app per la torcia, che in teoria dovrebbe solo a far accendere un LED, che è quello della torcia, e illuminare, stop. In realtà l'app meno invasiva comunque andava a chiedere la rubrica, gli SMS e tutte queste informazioni. Ma che ci fa queste informazioni se deve solo illuminarmi? In realtà queste erano le app meno invasive, insomma. Per il resto è app che registrano le nostre abitudini, la navigazione di internet,
E un'altra app molto, che è stata analizzata, che ricordo, è la famosa app, quelle che contano quando uno fa i passi, no? O a correre, no? Quindi, che ne so, c'era, no? Chi si faceva il giro al parco, oggi ho fatto 3 km, vai, posto su Facebook, ho fatto questi chilometri, così. Insomma, queste app memorizzavano il periodo e il tempo che uno cioè, andava a correre, utilizzava questa app, e proprio era una cosa mirata, perché proponeva delle pubblicità su Facebook, sui siti, in cui erano mirati per, non so, sei un uomo, vai a correre così, quindi scarpe da uomo, indumenti da corsa, perché ti identificava come, non so, simpatizzante ma anche amatore della corsa, e quindi ti mando la pubblicità mirata, sempre lì, andiamo lì. Però il fatto è che anche l'utente comune non si rende conto di quando è invasiva questa cosa. Perché se uno, per esempio, ha il cellulare, io per esempio non utilizzo il cellulare solo quando mi serve realmente, quindi il traffico dati lo attivo solo quando mi serve per delle cose specifiche, non è che lo tengo sempre acceso, anche perché la batteria dopo non dura un cavolo. Però chi c'ha sempre il cellulare attivo, la geolocalizzazione attiva, cioè è come se una persona sta sempre con voi e sa tutti i vostri spostamenti. La gente non si rende conto, ma voi andreste al bagno o fare le cose vostre private con una persona che monitora tutti i vostri spostamenti? Cioè, stiamo dando delle nostre informazioni a gente sconosciuta, che noi non conosciamo per niente. Quindi discorso, insomma, dei toll che andrò a presentare è per, io non dico che uno deve stare in anonimato o in paranoia, perché dopo diventa anche complicato attuarlo nella vita reale e mantenere quel profilo, però insomma, ecco, uno già comunque un po' d'attenzione, senza essere grandi esperti di sicurezza, comunque se riesce, insomma, a avere un minimo di privacy. Allora, non so chi di voi si è letto tutta il popone di roba che Gmail ci fa firmare Google quando noi facciamo la nostra Gmail, perché siamo costretti, perché già abbiamo Android, no? O storie simili. Insomma, è il bello, perché a un certo momento dice: noi, quindi Google, noi non diamo i vostri dati a persone terze o aziende, così, no? Ma se firmate il consenso, noi lo diamo a cane e porce, insomma, che ce le chiedono. E quindi purtroppo o le accetti oppure non puoi andare avanti. E anche su Android uno si sente un po'. Cioè, tanti dice, vabbè, sì, va bene, sì, accetta, e anche perché sennò non puoi utilizzare tanti servizi. Ma in realtà Gmail, attraverso Google, va a memorizzare anche gli sms, a chi li abbiamo mandati, quando, geolocalizzazione, dove siamo stati, quando siamo stati, il periodo, cioè in pratica siamo super sorvegliati. Tra queste cose qui, ciò che possiamo fare è il fatto di utilizzare sistemi che in realtà non sono proprietari, però anche questo è un po' difficile da attuare poi all'atto pratico. Una delle variabili di Android che è stato proposto dalla comunità open source è Replicant. Replicant non è altro che Android customizzato, in cui è stato purgato delle app che monitorano e quindi violano la nostra privacy. Quindi non c'è Gmail, non c'è Google Map, non c'è tutti quei servizi che va a dire a Google i cavoli nostri, sostanzialmente. Però anche Replicant, bisogna ruttare il cellulare, c'è da farlo, non tutti i cellulari sono supportati, cioè è un po' sempre un discorso da smanettone. Windows non ne parliamo, perché dopo il discorso di Prism e Snowden, cioè in pratica si sa che chi utilizza Windows è super monitorato dalla Microsoft. Era stato fatto dei test in cui, ve lo ricordate, Skype, ormai sembra una cosa vintage perché tutti utilizzano altre app per fare videochiamate, ma fino a poco tempo fa, quando ormai Skype veniva utilizzato per dal punto di vista lavorativo, chiunque mandava a un amico un link di qualche sito, non si sa perché, ma se uno monitorava proprio gli accessi al sito, si vedeva che Microsoft andava a vedere se il sito esisteva e che cosa parlava, eppure era una chat privata tra me, tra A e B. E allora, insomma, c'era stato questo scandalo abbastanza insabbiato, in cui Microsoft ha detto no, era solo per controllare che non era qualche sito che portava qualche virus, malware, no, storie simili. No,
fatte i cavoli tuoi, insomma, cioè, ti do quel link è tra A e B, quindi cioè, anche le conversazioni, anche quello che scriviamo, viene cioè, per esempio Skype, insomma, è stato abbastanza escluso perché Microsoft non si faceva i cavoli suoi, insomma, monitorava, era invasiva anche all'interno della chat privata, e questo è gravissimo. Questo è un film che vi esorto a vedere se non l'avete visto, Citizen 4, che in pratica non è altro che una sorta di racconta un po' tutto quello che è successo a Snowden, che per chi non conosce era un tecnico informatico, insomma, che lavorava per l'NSA e poi ha fatto tutti i casini per far venire a galla il discorso dei Prism e tutti i discorsi, insomma, di monitorizzazione Grande Fratello per l'utente qualsiasi, insomma, che in qualche modo utilizza i servizi in America. Allora, andiamo a vedere il primo talk per avere un minimo di privacy. Ora, qui siamo in un hacker camp e già il nome non è tanto invitante per come sinonimo di privacy, però insomma, a fine qui, cioè, non è che ci sta gente che viene qua per rompere scatole, però in qualsiasi bar o chi ha connessione free, quindi senza password, al di là che è masochista, però è possibile tramite EtherCAP o Wireshark comunque monitorare ciò che un dispositivo fa su internet, quindi le richieste HTTP, il GET della pagina che si va a chiedere, quindi anche l'indirizzo IP del sito che stiamo visualizzando. Ora, con una VPN, che sarebbe Virtual Private Network, ci permette di fare un canale crittografato da qua dentro, un esempio, dalla nostra rete Wi-Fi, IHCCamp, al sito che stiamo vedendo. Quindi mettiamo che io mi connetto al sito che sta in America, il sito d'America non sa che io sono, cioè vede solo l'indirizzo IP di dove esce questo tunnel crittografato. Tutto ciò non è anonimato, però è privacy, perché comunque essendo una connessione crittografata, chiunque qua dentro che fa parte della mia rete LAN voglia sniffare il mio traffico, cambiare qualche cosa strana con i DNS o fare una sorta di injection di qualche informazione, non lo può fare perché c'è un canale crittografato. Questa è un'immagine per spiegarvi un po' come funziona questo la VPN, quindi siamo noi, dal nostro tablet, cellulare, qualsiasi cosa che si può mettere una VPN, canale crittografato che promette la nostra privacy, e quindi Gmail, Facebook, YouTube vedrà l'indirizzo IP del computer qua che mi ha dato la possibilità del servizio che mi è stato dato per attivare questa VPN e non l'indirizzo di dove sono io. Quindi mettiamo che utilizzo la VPN che esce in Svizzera vado su Google vedrà che c'è una connessione che viene dalla Svizzera, non da Padova, qui insomma, del provider qui vicino, e quindi mi permette di avere una sorta di privacy, e questo è il primo tassello per avere un minimo di privacy, insomma, una cosa decente. Poi c'è un tool molto interessante, che è un po' il top, il famoso Tor. Tor non è altro che The Onion Router, non è altro che è un browser che ci permette di navigare attraverso un socket all'interno del computer, multipiattaforma, quindi c'è anche per Android, Orbot, sia per Windows, per BSD, Mac, Linux, che apre una porta sul nostro computer che permette di, mettiamo che noi utilizziamo Firefox, perché magari Chrome già si fa troppo i cavoli degli altri, e la puntiamo come PSOX all'interno del nostro computer sulla porta 9050 e possiamo entrare in questa rete chiamata anche il Deep Web, che permette di visualizzare siti sia del Deep Web sia di navigare su internet con non il nostro IP reale. Un'immagine di come funziona Tor è questa qua, quindi noi siamo l'utente, si connette al nodo entrante, ogni volta fa un circuito diverso all'interno della rete Tor e c'è un exit node, cioè un computer che viene settato come exit node, e poi la sorgente, quindi la sorgente, mettiamo che è Gmail, la sorgente sa che si è connesso questo indirizzo IP, non questo qua reale, quindi qui già stiamo privacy ma molto sull'anonimato. Ora, il bello di questo è che
è buono sia per la privacy e anche per tenere un certo anonimato, ma anche per uscire fuori da contesti in cui la connessione è abbastanza crastata, tipo luoghi in cui c'è il regime, un regime che blocca le connessioni a internet. Cioè, quando entri all'interno, qua dentro nessuno sa quello che stai facendo, perché ogni nodo non sa, sa solo qual è il nodo prima, ma non la sorgente della connessione. E attraverso Tor è possibile visitare i siti .onion, che sono quelli che fanno parte del deep web, i famosi, insomma, che per comprare qualcosa devono utilizzare i bitcoin, che è quella forma di pagamento anonimo. Ok, iniziamo con il discorso di dell'email. Gmail, per esempio, dopo gli ultimi aggiornamenti, per esempio, si fa talmente i cavoli nostri che legge anche le nostre email. Quindi, come sapete, insomma, sul search del sito di gmail.com possiamo cercare anche all'interno delle mail che noi abbiamo mandato e ci sono arrivate. Quindi, se lo possiamo fare noi, lo può fare anche loro. Dopo gli ultimi aggiornamenti, non so se avete sentito mai i famosi machine learning. È una sorta, no, di algoritmi che vanno a prendere quello delle cose, insomma, dei settaggi che noi andiamo a richiamare. Insomma, dai, l'ultimo aggiornamento di Google anche su iOS, io metto sulla foto su Gmail, quindi su Google Drive, una foto anche di questo portatile, e poi ci scrivo mio compleanno. Tramite machine learning, loro che fa? Vai a cercare i portatili, mi fa vedere l'immagine col portatile, perché loro, attraverso il riconoscimento dell'immagine, vanno a dire: ah, ma quello lì per me è un portatile, quindi se lo cerchi come parola chiave si va a sincronizzare e va a dare quell'immagine, giusto per dire, insomma, no? Sempre più invasivi, sempre più fassi i cavoli suoi. Che poi adesso, col discorso del riconoscimento facciale, fra poco ci troviamo in cui devo cercare Pingo Pallino. Ah, ecco, te tutte le foto di Pingo Pallino. E poi magari le foto ci avevo scritto tutt'altro, insomma. E quindi c'è un po' ultimamente tra cioè, gli approcci minimi e quello di crittografare l'email. Cioè, ormai non si può più mandare email in chiaro. Quindi ci sono due servizi che ve l'ho avuto là, insomma, sono anche gratuiti e sono un po' il top che attualmente abbiamo a disposizione, e sono questi: Proton Mail. Protonmail ha la possibilità di crittografare e di utilizzare OpenPGP, e poi tutta nuova. Insomma, uno è svizzero e quindi non c'è la possibilità di gente americana, insomma, che va a fare il grande fratello, e poi sono servizi questi qua che sono utilizzati anche da tutti quelli super cioè, tipo Snowden, sono il top dei servizi che possono, cioè, ci permettono di mandare email crittografate senza che nessuno può andare a bussare. Così, anche perché, essendo in Svizzera, comunque se ci vuole un erogatore internazionale, e non è che è la succursale americana, succursale di qualche multinazionale in cui sì, dai, però dammi questa informazione, dice no, col cavolo, levo dei coglioni. E quindi, insomma, questo ve lo butto là perché sono servizi gratuiti. Dopo ci sta delle future anche a pagamento, però non è che sia obbligatorio, insomma, fare cosa. E questi ci permettono di avere una buona tutela dal punto di vista delle email. Quindi VPN per avere almeno un minimo di privacy nella connessione per navigare su internet. Tor per cominciare a fare una cosa seria. Però è anche vero che più vado a mettere crittografia nella mia connessione, più vado a mettere future, più si rallenta anche la connessione. Quindi è sempre un po' da valutare. Sto combattendo contro chi? Cioè, è un posto in cui ci sta tutti i ragazzetti là, ci sta tutti lì col portatile a sniffare, a rompere scatole, o e quindi magari mi basta solo la VPN anche dal punto di vista lavorativo, o se devo cercare devo tenere un certo anonimato perché c'è delle restrizioni a livello, so, tipo in Cina. Io mi ricordo che tutti gli amici miei che andavano in Cina per lavoro cioè non posso navigare tranquillamente perché lì è censurata la navigazione. Quindi ci vuole che ti ingegni qualcosa tramite VPN almeno per uscire fuori, e se no certi siti sono proprio bloccati per la censura di Stato.
E quindi Tor, insomma, è il secondo strumento che vi lancio. Sto parlando sempre di servizio open source e free, quindi multipiattaforma. Poi lo scambio di file. Allora, recentemente Mozilla ha fatto questa cosa carina, send.firefox.com. Questo è un servizio che dà un link per 24 ore, non richiede iscrizione, username e password, in cui puoi mandare il file e mandi il link al tuo amico e se scarica il file, insomma, senza registrazioni così, quindi lo posso fare anche da qua dentro, chi è stato? Qualcuno che stava connesso alla wifi del campo, non è che è stato per forza pingo, pallino, preciso, insomma, ecco. Oppure Onion Share. E insomma, questo è tutta roba cioè per chi ha proprio problemi di censura a livello governativo, questi strumenti sono abbastanza, cioè, sono abbastanza in. Poi passiamo ai messaggi con crittografia end-to-end. Quindi, come mandate l'email, crittografia, no? Anche la navigazione, tocchiamo anche l'aspetto del mobile. Ok, allora, tra le famose app che si utilizza su Android o comunque per parlate discrete, c'è il famoso Signal, che sta per Signal Private Messenger. Questo non è altro che è un servizio end-to-end di crittografia in cui cioè tipo con WhatsApp, attraverso la rubrica telefonica va a sincronizzare la connessione con un altro utente che ha quel numero. Però questo è bello, perché essendo una crittografia end-to-end e un'app che cancella quello che è stato detto, perché possiamo impostare che dopo 5 minuti, dopo un'ora, dopo alcuni giorni si autodistrugge il messaggio. Ma se noi utilizziamo una SIM che non è destata a noi, quello è anonimato, perché dall'altra parte non sa se chi ha mandato il messaggio, cioè è un atto di fede dall'altra parte che quel messaggio me l'ha mandato la persona B che è il mio amico, perché posso utilizzare, cioè, quindi non è così scontato. E se qualcuno vuole fare un'analisi forense, comunque non trova niente, perché il messaggio viene autocancellato e quindi non è che lascia traccia o qualcosa del genere. E questo Signal è abbastanza, molto utilizzato, permette anche di fare chiamate crittografate. Poi un'altra app, e poi questa qua, Wickr. Questo qua recentemente è stata il top delle app per crittografia end-to-end, in cui ha superato anche Signal addirittura, perché rispetto come proprio tutte le politiche di restrizione del GDPR della privacy, quindi neanche, cioè, è ancora meno invasiva di Signal, insomma, quando la si installa sul tablet, insomma. Queste sono app per Android, quindi basta che c'è Android e la si può utilizzare. Questo è proprio per mantenere una certa privacy, insomma, nella nostra comunicazione. Ora va bene, tutte queste cose qua ovviamente sono di contorno a una certa comportamento su internet, quindi discorso di strong password, che poi ora il GDPR cerca anche di sensibilizzare, insomma, a mettere le password lunghe, almeno con un po' di lettere, un po' di numeri, qualche carattere strano, perché non è che c'è, cioè, la privacy, insomma, cioè, la maggior parte degli attacchi informatici comunque è perché riescono perché c'è la password debole, oppure cavolata, oppure la password default. Quindi anche con Shodan, che è il motore di ricerca di internet, no? O anche con Google Doc su Google, quante telecamere si possono trovare con Google Doc che ancora c'ha admin che sono esposte su internet. Io ho fatto l'università a Camerino e mi ricordo che era stato bucato il server del dipartimento di fisica, in cui un professore, non mi ricordo, un ricercatore, ma sto parlando di 15 anni fa, in pratica aveva messo la password Camerino. Gli ho detto: ma scusa, non potevi mettere più difficile? Sì, però la prima lettera era maiuscola. Beh, allora abbiamo alzato il livello di sicurezza informatica. Finisco con una frase che stava sulla mailing list dei Cyberpunks del 92,
Che dice questo qua? Qui ci troviamo di fronte ai problemi di perdita della privacy, computerizzazione strisciante, enormi database, maggiore centralizzazione, e questo se parlava di Gcash era una cosa un po' particolare, offre una direzione completamente diversa, mettere il potere nelle mani di individui invece che di governi e società. Il computer può essere usato come strumento per liberare e proteggere le persone piuttosto che controllarle, perché sempre alla fine il computer sembra uno strumento, e come uno strumento, in base a come noi lo utilizziamo, ci permette di essere monitorati, ma anche di avere un oggetto che ci permette di avere privacy rispetto a quello che vogliono fare gli altri. E questi sono alcuni link delle cose citate. Fight for the Future è tutto un discorso sul discorso della libertà, insomma. Prism Back, cioè tutto è quello che è stato utilizzato. Prism sarebbe quel progetto, insomma, che ha scardinato Snowden del Grande Fratello. E queste sono tutte internet. Questo per esempio è un internet alternativo, si chiama NewNet, FreeNet, Tor, sono tutte possibilità di installare dei toll e andare su internet paralleli sostanzialmente a quello che conosciamo noi. Quindi ci sono dei siti, delle estensioni diverse da quello che conosciamo noi, quindi non c'è il .com, .it, così, è proprio un'altra rete internet parallela. Queste sono diverse. Questo qua è il sito, quello di Tor. Questo è il sito proprio ufficiale Tor, è open source, quindi potete anche collaborare come volontari, e questi sono dei link, insomma, dei tool accennati poc'anzi. E poi c'è questo qua, OSINT Spy, che è un sito in cui, onde evitare di essere monitorizzato, ti consigliamo questo software free, questa alternativa open source. Io con questo ho finito e grazie a tutti per l'attenzione. Qualche domanda? Qualche curiosità? Insulto? Nessuna domanda? Prego. Devi parlare al microfono? Scusa, perché... No, c'è la valletta. Abbiamo le persone. L'assistente. Accendilo. Sì, solo una domanda. Tu prima hai parlato di una serie di app che forniscono canali criptati e crittografia end-to-end. Ti volevo chiedere qual è l'affidabilità di queste app in un ambiente, come dire, ostile, come può essere la versione classica che abbiamo installato tutti di Android, che di fatto, insomma, già fa... Dici app o sistema operativo? No, di app, cioè qual è l'affidabilità di quelle app installate su un sistema operativo come Android, che insomma è controllato da Google, insomma, quindi ha una perdita di dati, come dire, considerevole. Allora, sì, hai ragione, cioè nel senso che sì, il sistema operativo senz'altro è un elemento portante della privacy, però bisogna anche un po' bilanciare la privacy, cioè i sistemi di sorveglianza che ha la banca saranno diversi da quelli di casa mia. Quando è prezioso ciò che hai da difendere? Perché ti dico una cosa, WhatsApp è stato comprato da Facebook e quindi nessuno si fida, però chi lavora di cose molto private, ma non sto parlando dei reati, sto parlando di privacy, però che deve essere veramente privacy, comunque utilizzano le chiamate su WhatsApp, nonostante è di una società che vive coi cavoli degli altri. Quindi allora, prima di tutto queste app che ho dato io è tutta roba il top, cioè questa qua era questa è tutta roba che sta su, ecco, paesi in cui non c'è stata censura, e poi FBI, CIA, NSA non c'è può andare, e questa è tutta roba utilizzata anche da Snowden, cioè dopo se tu guardi i film di quelle fatto vedere, insomma, no, Citizen racconta proprio la storia di questo qua che ha rivoluzionato proprio tutto il mondo della privacy, e quindi cioè,
mi fido, insomma, che se lo utilizza quello che è ricercato all'NSA, sta rifugiato in America e non vedono l'ora di chiapparlo, si vede che tanto male non è, insomma, ecco. E poi comunque c'è sulla lista delle app con non mi ricordo su che rivista c'era proprio un era stata analizzata chi si faceva i cavoli suoi, chi non si faceva i cavoli suoi, insomma, così il livello. E comunque al primo posto c'è stava Witcher, quello che ho fatto e Signal era la numero due, insomma, ecco. Però è più semplice un po' trovare persone che hanno Signal che rispetto a quell'altra che è più meno conosciuta, diciamo. Spesso le persone mi chiedono anche Telegram, e Telegram era una che si faceva i cavoli suoi, è stata acquisita da un'azienda americana. Comunque americana significa che viene l'FBI, viene Pingo Pallino, toc toc, mi hai questa informazione, che fanno gli ecco. Però già se sta in Svizzera, già se viene utilizzata da gente che c'ha problemi di censura e quindi la sta utilizzando, è già un monito che sicuramente male non è. E poi sì, il discorso del sistema operativo comunque fa anche la sua parte, però ti ripeto, è sempre un discorso quanta privacy e quanta riservatezza ti serve, quanto è prezioso l'informazione che tu hai da tutelare, perché in teoria tu puoi andare, cioè in teoria con Tor, se qualcuno demonitora il nodo uscente nella tua connessione sa quello che sta facendo, ma tu puoi anche utilizzare una VPN che passa attraverso Tor, però la connessione deve ancora più lenta. Ora tu tutti i giorni puoi utilizzare, cioè io per esempio ho questo qua, c'è Linux, c'è Kali Linux e fa il sistema crittografato, però ogni volta mettiamo la password, così, cioè vuoi mettere Tor, puoi mettere Tor, vuoi mettere VPN, però quando, cioè, tutti i giorni qualsiasi cosa che fai aspetta la connessione, ti va più lenta perché deve fare tutti i relay, deve fare la VPN, la connessione, dopo non è tanto fattibile, cioè puoi andare in giro anche con blindato in modo che se te sbatte qualcuno sei più tutelato, però quando consuma di più rispetto a un'utilità, cioè dopo bisogna devi soppesare sulla bilancia e trovare un buon compromesso. La cosa ottimale sarebbe che piano piano uno si abitua a alzare un po' l'asticella, però non puoi passare l'oggi a domani a livello paranoic mod. E quindi già che levi Linux, cioè sì, Windows e passi a Linux, o trovi sempre di mobile che diciamo non dà tanta informazione fuori, già è un buon livello, insomma. Tu considera che comunque sia con email crittografate, sia con SMS, con messaggi crittografati, come dicevo prima, se tu non sai il sorgente, se è vero o è reale, lì stiamo parlando di anonimato, perché metti la SIM intestata a Pingo Pallo, poi scrivi all'amico tuo e l'amico tuo non lo sa chi è. E anche se stai qualche informazione, boh, è stato uno, c'è quel numero, che ne so, cambia una SIM ogni anno, cioè di solito si fa queste cose, insomma, ecco. Poi stiamo parlando di privacy comunque, non è che sto dicendo con questo fai il criminale, qui stiamo parlando di privacy, cioè riservatezza in cui per favore questa informazione deve rimanere in un ambiente circoscritto. Tutto qua. Pagata la domanda? Prego. Dopo c'è la domanda pure di Lorenzo. Abbiamo parlato di VPN prima. Sì, sì. Quando vado a scegliere una VPN, in base a cosa? Perché so che alcune comunque tengono log o altre robe. Più che altro mi ricordo il caso di Hide My Yes, in cui si è avuto un leak. Sì. In base a cosa evitare questi episodi, ecco. Allora, sì, me la ricordo questa cosa che era successa, perché allora, questo fatto me lo ricordo benissimo, perché in pratica che era successo? Che una persona si è affidata a un servizio di VPN, questo servizio garantiva, qui noi non demonitoriamo, sei tutelato. Che era successo? Che questa persona ha fatto qualcosa di illegale, tale per cui andate a bussare là, l'FBI, toc toc, me l'hai tavolati. E qui stato gli ha dati, e qui stato ci ha messo l'avvocato, gli ha fatto caso, ha detto: ma come? Ma avete scritto che tu non facevi queste cose qua, eh? Allora dopo loro è uscito con una cosa un po' politica, sì, però se fai i reati qualcosa, lo so,
che qualsiasi servizio di VPN sia gratuito sia a pagamento, in qualche modo loro loggano e sanno le tue connessioni. Però è anche vero che la VPN ti serve per privacy e non per avere anonimato. Quindi comunque cioè, come dicevo prima, un compromesso devi trovarlo. Cioè, se tu utilizzi solo la VPN, significa che tu sei in pericolo nella tua connessione questa, ma che se quello sa che sei andato a visita Google, cioè, tanto comunque è HTTPS e c'è riservatezza, insomma, bisogna vedere. Cioè, se io ti vedo che parli con lui, so solo che parli con lui, non quello che stai dicendo. Va bene che gli altri ti vedono in pubblico e tu parli con quella persona, cioè è un po' questo il rapporto. Allora non vi fate vedere per niente in pubblico e andate su un bunker nascosto, insomma, a parlare. E quindi cioè, a fine monitorano, a parte che in base al paese ci sono delle regole in cui, so, tipo la Germania li tiene per un anno, a Svizzera pure c'ha pochi anni, un periodo, insomma, e poi dopo li cancello, cioè non sono più utilizzabili dal punto di vista legale. Però bisogna vedere sempre che devi fare. Cioè, io sto qua, c'è Lorenzo che ha lo sniffer su Parrot, qua sta, fa art spoofing a go-go, non si sa che vuole violare la mia privacy, c'è una VPN, esco fuori e ha già sotto tutelato, cioè devo andare a legge apposta, comunque il provider mio lo sa che username e password succede là, ecco. Però è privacy, non sto parlando anonimato. Quindi bisogna sempre che devi fare, cioè alla fine è un buon compromesso, cioè è una cosa che devi accettare, perché per esempio anche Tor quando tu scendi lo sa, e se vuole, però su Tor ci vai a fare delle cose sensibili, cioè su Tor per navigare, infatti anche se vai a comprare sul deep web ti vuole il pagamento in bitcoin, quindi una volta che hai fatto la transazione quello è passato per un altro posto, cioè non scende saprà che uno è andato a comprare, che ne so, quella cosa lì con quei bitcoin, allora sti cavoli, cioè non è che sto scritto Pingo Pallino ha comprato questa cosa qua, quindi sì, ok, però non mi preoccuperei più tanto, perché tanto alla fine è perché tu hai accettato un buon compromesso in cui vabbè comunque qualcosa gli altri possono anche saperlo, non mi importa quella informazione che uno c'ha. Addirittura in America quando è uscito lo scandalo di WikiLeaks, no, tutte le cose così, i gruppi di hacking inteso hacker ricercatore, no cracker che deve fare cose illegali, richiedevano almeno sistemi operativi che per tutelare loro stessi, cioè quindi se non era patchato con GRS Security o utilizzavi BSD, ti diceva lascia sta, perché tanto sicuramente se tu vai su qualche sito c'è sta qualche zero day che noi ancora non conosciamo e utilizzano. Adesso per esempio stamattina ho pubblicato, adesso è uscito fuori quell'attacco Spectre da remoto, e anche quello lì se tu non lo sai, cioè comunque sta sempre delle vulnerabilità in cui noi stiamo a conoscenza, e poi considerate che le forze dell'ordine sanno fino a un certo punto, poi sta altri livelli di conoscenza e altri zero day che a noi ci arrivano in ritardo. Il famoso attacco, quello lì che si poteva fare su OpenSSL, Adbreak, no? Quello famoso attacco alla crittografia, in America io so che gente lo sapeva già da un anno prima, cioè quelli di Intel aveva cominciato a vendere le azioni già un anno prima, cioè no? Quindi tu povero mortale, più che tenere sempre attivo aggiornato e andare leggermente in paranoia non puoi fare, però io faccio quello che posso fare, non è che posso il team di ricerca che fa il disassemblaggio del codice così, e anche lì non potresti arrivare per tutto, perché comunque quindi l'unica cosa, visto che ci sono, è quella di sponsorizzare l'open source, almeno so cosa c'è sotto al cofano e non prendere i pacchetti chiusi in cui o te va bene o non te va bene, proprio che succede quello lì. Quindi preferisco un qualcosa open source in cui è stratestato, cioè più persone che guardano, anche se io non sono competente, perché comunque lì tu devi capire le codici e non è che puoi sapere tutti i codici, perché quello è scritto in G, quell'altro sta in Python, non è che puoi fare il multi, cioè il tutologo, insomma, non c'è sempre specializzazioni, però preferisco, ti cito una distribuzione, Debian, che c'è una comunità grossissima in cui si va avanti per meritocrazia, quindi se scelgono delle politiche è perché più persone che capisce più di me di quel codice, di quell'aspetto lì della distribuzione hanno deciso di fare, mi affido a loro, perché dico, se stai in paranoia, un ragazzo, l'ultimo convegno che ho fatto, mi chiedeva, sì, ho capito, però per l'open hardware
cioè per l'hardware, perché è stato trovato, no, il discorso dei firmware, così anche lì si apre un altro mondo, perché tu puoi andare in paranoia e mettere anche un sistema operativo open hardware, e sei tu che ti fai il tuo Arduino, la tua Raspberry e tutti i software open source, però fa un po' tutti a convivere tutti i giorni con qualcosa di open hardware che è tutto open source. Poi c'è anche qualche stampante che in cui il software non è stato fatto open source ma solo free, che fai, non ce l'hai? Cioè, quindi dopo ne ha rotto le scatole, insomma, conviverci tutti i giorni. E quindi è una ricerca, però non puoi andare in paranoia, devi cercare un buon compromesso per l'informazione che tu hai. E se hai delle informazioni veramente sensibili, cioè cose che devi rimanere proprio solo tra te e con l'amico tuo, ecco, o qualcosa con crittografia end-to-end ma utilizzando una SIM intestata a qualcun altro, oppure un canale in cui è solo per quell'informazione, quel periodo limitato, e poi ritorni a un livello un po' più accettabile di vivibilità per la vita quotidiana. Grazie a te. Prossima domanda. Già vedo Lorenzo che mi vuole fare una domanda difficile, complicata. Dimmi. Con XMPP e Omeno, ad esempio. Che è un piatto regionale abruzzese, come già su Fandossi, puzzolatura? No, diciamo che solitamente quando ci sono problemi relativi alla privacy, anziché usare un unico tool, un unico strumento fantastico, certo. Il Signal del momento, si preferisce usare mezzi classici, ma mettere sopra un ulteriore strato, come può essere una VPN nel caso della domanda. Uno dei protocolli che mi è piaciuto di più è XMPP per la messaggistica. Però lui sta parlando senza microfono. Lo so. Deve fare 10 flessioni dopo? Dopo deve fare 10 flessioni per punizione. No, ad esempio con OpenPGP o in questo caso cosa. Allora, l'osservazione tua è. L'osservazione tua è giustissima, perché come ognuno di noi dovrebbe tenere in considerazione, la sicurezza informatica non è un DOL, è un processo, quindi non possiamo mai dire che abbiamo raggiunto ok, sono in sicurezza, ma casomai che ci stiamo avvicinando a un certo livello di privacy o sicurezza. E dopo, come prima, mi serve un minimo di privacy, va bene con la VPN. Se mi serve un livello aggressivo, comincia a mettere più strati, quindi VPN su Tor dentro VPN, che poi non ho citato per esempio la distro Tails, quella che parte sulla macchina virtuale, che non logga, non registra niente, quindi anche se non c'è, potete farla partire anche su un computer senza hard disk, in modo che niente viene memorizzato, e ancora lì stiamo ancora più in paranoia, però ogni volta non puoi salvare niente, è tutto volatile, quando è comoda per quello che devo fare? Bisogna vedere, insomma. Tu hai detto del discorso del PGP. PGP non è altro che un programma che avete letto anche sulle slide, che permette di fare crittografia end-to-end con un certificato per quanto riguarda le email. Quindi è una cosa open source, multipiattaforma, chiunque la può installare, compatibile anche con Thunderbird, tutti questi programmi di messaggistica, e per avere comunque email in cui, anche se utilizzate Gmail, questa email mandata la letta solo io e quell'altra persona che ha il certificato che può decrittare il file che ho mandato io, che è l'email, insomma. Qualcun altro? Curiosità? Neanche un insulto. Le docce dove sono? In front off. Ok, grazie a tutti, grazie.